0-2 per i rossoneri che in vista del ritorno ipotecano il passaggio ai quarti di Coppa Italia, salvo miracoli mai da escludere nello sport, nel calcio e in particolare. Pescara timido nel primo tempo, convincente nella ripresa quando sfiora in almeno due circostanze il gol del pareggio. I due tecnici Giovanni Stropp e Antonio Di Battista al microfono di Deborah Terenzi. Il Pescara ha creato comunque delle occasioni che vi hanno messo in qualche modo in difficoltà. Sì, abbastanza, però diciamo che nel secondo tempo noi ci siamo presentati 5-6 volte in superiorità numerica, dove potevamo approfittare nel chiudere la partita. Più volte, l'abbiamo fatto soltanto una volta e l'abbiamo chiusa soltanto sul 2-0. Siamo stati sempre in partita, è chiaro, avevamo di fronte una squadra forte sia sotto il profilo tecnico che fisico. Siamo stati poco incisivi, però ripeto, sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Albertazzi e Verdi Merkel sono alcuni dei talenti già nel giro della prima squadra con cui la primavera del Milan affronta il Pescara, che Antonio Di Battista schiera secondo i canoni del 4-2-3-1. La novità tattica è Calvarese, esterno alto davanti a Barbone, a sinistra Nardone, Giustini trequartista alle spalle di Marinelli. Avvio subito in salita, destro ad incrociare del centravanti rossonero Gaeta e Milan in vantaggio. Gol bello, frutto però di una indecisione della retroguardia. Rete che complica maledettamente le cose ai biancazzurri, che tuttavia reagiscono immediatamente. Lancio splendido di Lulli, Calvarese controlla, si accentra e suggerisce in profondità per il taglio che non c'è di Marinelli. Dall'altra parte intervento assai dubbio in area di Barbone su Verdi, che un minuto più tardi accelera sulla tre quarti, ma all'atto del dunque apre troppo il compasso. In mediana Berardocco non perde mai la Trebisonda, i suoi ricami a tagliare il campo sono una delizia per gli esteti. Efficace e puntuale invece capitan Granata sul neo entrato Merkel al 38esimo. Ripresa, Pescara più corto e aggressivo, in evidenza Calvarese, conclusione deviata ma soprattutto limpida palla gol per Nardone, ispirato dal lancio illuminante del solito Berardocco, pallonetto dell'attaccante eluso, il portiere di Fabio, salvataggio miracoloso di Ghiringhelli. Momento favorevole, sinistro morbido a sfiorare il montante di Berardocco su calcio franco. Maimone per Barbone, Calvarese scivola sulla linea dei difensori. Nel finale Iommarini al posto di Giustini, doppio centravanti, due esterni offensivi, insomma Pescara a trazione anteriore, rischi inevitabili in contropiede. Il Milan spreca con Carmona, che non fallisce l'appuntamento con il raddoppio propiziato da questo assist di Verdi, il migliore in campo. Appoggio degli Ulivi, Milan batte Pescara 2-0.